faccio ricordare il motivo che studiamo Torah è per connettere la nostra anima a Dio, poi chiaramente anche per osservare quello che impariamo. Shalom a tutti. L'Alter Rebbe aveva spiegato precedentemente che lo tzaddik lascia in eredità vita a tutti quelli che erano connessi a lui durante la vita o dopo la morte, sarebbe dire i suoi alunni, che hanno un grande amore verso lo tzaddik. Loro ricevono dallo tzaddik la vita dello tzaddik. Cos'è la vita dello tzaddik? La sua fede, il suo timore e il suo amore. Questi tre elementi sono la sua vita. E lui li lascia in eredità a tutti quelli che sono connessi a lui, a tutti quelli che lo amano con grande amore. E dunque questo livello dello tzaddik è accessibile, però non necessariamente a tutti. Adesso Terebi dirà un altro livello, ancora più elevato di questo livello qui, della vitalità dello tzaddik, che però è accessibile a tutti. Ecco, c'è un altro livello di illuminazione ai suoi alunni. Soltanto questo livello qui è talmente elevato che non riesce a investirsi dentro la mente degli alunni proprio come il primo livello. Questo livello qui solo illumina su di loro da su. E questo viene dal fatto che la sua anima, i suoi due livelli dell'anima, Ruach e Neshama, salgono su alla loro sorgente. Qual è la sorgente delle anime? E Hakal Tapuchin Kadishin. Cosa dice Hakal Tapuchin Kadishin? Significa il campo delle mele sacre, letteralmente, ma si riferisce a Malchut e Atzilut. E dunque, quando lo Ruach e il Neshama, il secondo e terzo livello dell'anima del Tzadik, salgono in Malchut e Atzilut, tramite questo arriva lì, diventa lì un'unione suprema divina, tramite che viene elevata Maim Nukvim, l'acqua femminile, da tutte le azioni e lo studio di Torah e il suo servizio divino di preghiera che lui ha lavorato tutta la sua vita. E queste buone azioni e studio di Torah e preghiera che ha fatto il Tzadik vengono impiantati e seminati nel campo delle mele sacre, cioè in Malchut e Atzilut, e diventano delle luci molto 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 elevate. E queste luci qui corrispondono alle azioni che ha fatto Tzaddik nella vita inferiore, che è il suo studio e il suo servizio divino. E se l'illuminazione, la luce di queste luci molto elevate illumina su tutti i suoi alunni, che sono diventati servitori di Dio tramite i suoi insegnamenti. E questa illuminazione che c'è su tutti i suoi alunni illumina loro da su e fa entrare in loro dei pensieri di Teshuvah. Ah, devo fare Teshuvah, devo migliorare, non va bene come ho pregato oggi, domani pregherò meglio, e così via. E gli sta l'ispirazione a fare delle buone azioni. E tutte le buone azioni che nascono da questa illuminazione che illumina su tutti gli alunni del Tzaddik si chiamano Gidulei Gidulin, crescita, raccolto del raccolto. Come abbiamo spiegato precedentemente, uno semina una volta e riceve un raccolto che 100 volte quello che ha seminato. Poi semina questo raccolto, il primo raccolto lo semina di nuovo e ha un secondo raccolto che 100 volte il primo raccolto. E poi prende il secondo raccolto e lo semina di nuovo. E così diventa una crescita esponenziale, enorme. E dunque così lo tzaddik ha insegnato degli alunni, questi alunni insegnano altri alunni, questi alunni insegnano altri alunni,
gli insegnamenti dello Tzaddik vengono diffusi e praticati, e più vengono praticati, più c'è, sempre c'è più energia, più raccolti, più. Questa illuminazione è talmente grande, ma è talmente grande, talmente elevata, è anche molto nascosta, perché non può illuminare direttamente un'elevazione così grande. È nascosta come il sole, che il sole illumina le stelle sotto la terra. Significa che la luce del sole va a illuminare le stelle brillano per la luce del sole. Ma noi nella terra non vediamo il fascio luminoso che passa dal sole alle stelle. Vediamo che le stelle brillano. Vediamo il sole di giorno, ma di notte non vediamo questo fascio luminoso che parte dal sole fino alle stelle. Come è scritto nei Tikkunei Zohar riguardo Moshe Rabbeinu, di benedetta pace, che dopo che lui è mancato si è espansa la sua illuminazione in ogni singola generazione per 600.000 anime. Sono 600.000 anime del popolo ebraico, che poi si suddividono ogni anima in più anime, però sono 600.000. Come il sole, vuol dire l'energia di Moshe Rabbeinu illumina tutte le 600.000 anime in maniera nascosta, come il sole che illumina sotto la terra a 600.000 stelle. E dunque, questo secondo livello di luce divina, molto elevata, illumina a tutti gli alunni. Il primo livello illumina soltanto quegli alunni che hanno un grande amore verso il loro maestro, l'amore riflette amore, eccetera. E c'è questo qui, un livello che se anche è più elevato, rimane più accessibile, anche se in maniera nascosta. E dunque c'è qualcosa per tutti, e dunque ognuno di noi deve studiare e mettere in pratica le parole dei tzaddik della generazione Rebbe Melech Mashiach, che è anche profeta della nostra generazione, e così riceverà tutte e due le illuminazioni. Abbiamo concluso il capitolo 27. Shalom a tutti.